Desidero leggere qualcosa della parola di Dio e condividerla con voi. Vi invito ad alzarvi in piedi, che la Bibbia la apre nell'Evangelo di Luca, al capitolo 14. Leggeremo dal versetto 15. Luca 14, 15. Amen. 15. Luca 14, dal versetto 15. Amen. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie, perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze, per le vie della città, conduci qua poveri, storpi, ciechi, zoppi. Poi il servo disse: signore, ci hai comandato, è stato fatto, c'è ancora posto. Il signore disse al servo: va fuori per le strade lungo le siepi, costringeli ad entrare, affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Amen. Fin qui la parola del Signore, volete accomodarvi? Dio voglia benedire la vita di ognuno di noi mediante il suo prezioso consiglio. Ho detto, è una serata, una giornata speciale, bellissima. Abbiamo visto questo video che ha spinto delle persone, dei fratelli, delle sorelle, non solo di Capriate ma anche di Cusano, di andare a cercare quello che è un comando di Dio. Loro sono quel servo che il Signore disse: va nelle piazze, va dietro le siepi, va nei luoghi dove normalmente nessuno vuole andare, e lì comincia a parlare e comincia a distribuire la mia parola, costringendoli ad entrare. Ora, quello che oggi stiamo facendo è il risultato di questo lavoro dato ad alcuni della Chiesa, ed è molto bello questo. Però io voglio dire alcune cose, cosa pensa Gesù, alcune cose che sono scritte nella parola di Dio. Credo che molti di voi avete sentito parlare di Davide, il re Davide. Il re Davide è stato l'unico re ricordato e ancora oggi viene ricordato dal popolo di Israele come il più grande re che sia mai esistito. Ma lo sapete che furono i primi amici di Davide? I primi amici di Davide furono persone che non erano contenti, persone che erano disperate, persone alla quale il governo gli aveva tolto tutto, anche la speranza di vivere, persone angosciate, erano persone bisognose, persone che avevano perso ogni cosa e si unirono a Davide. Allora, i primi amici di Davide, quando lui comincia e viene unto re e comincia a regnare, sono persone disagiate, persone che la vita non gli ha offerto delle buone cose. Ma io credo che, fratelli, anche voi amici che ascoltate, io credo che nessuno di noi, quando era ragazzino, piccolino, poteva pensare di attraversare diverse problematiche. Penso di no, perché
i nostri pensieri erano: da grande desidero fare questo, da grande vorrei essere questo, da grande vorrei realizzare quest'altra cosa. Poi la vita comunque ci porta davanti a delle scelte, a volte giuste, a volte sbagliate, ma comunque scelte che ognuno di noi fa. I primi amici di Davide erano questi. L'ultimo amico di Gesù, ed è il primo ad entrare nella vita eterna, era anche lui una persona che ce l'aveva col mondo intero, una persona possibilmente cattiva, malvagia, era un assassino, morì in croce insieme a Gesù e fu l'ultimo amico di Gesù, l'ultimo che riconosce Gesù sulla terra e dirà: Signore, quando sarai nel tuo regno, ricordati di me. E la gioia di Cristo fu tanta che disse: tu oggi stesso sarai con me in paradiso. La gioia del Signore fu così tanta. Allora mi piace questo parallelo, i primi amici di Davide, persone che non erano contente di questa società. L'ultimo amico di Gesù, persone che avevano commesso delle cose non belle in questa società. Ma tutte e due queste persone, questo gruppo di persone, hanno incontrato qualcosa di speciale nella loro vita. Con Davide vedranno il liberatore delle loro angosce. Con Gesù realizzeranno che oltre questa vita c'è una vita migliore. Ed è bello vedere per come negli ultimi tempi il Signore si usa di persone, si usa di nostri fratelli, di nostre sorelle, per realizzare la sua parola. Luca scrive questo, ma anche Matteo scrive questo, e scrive che nella casa del Signore, dove il Signore sta preparando queste stanze per la sua chiesa, c'è sempre posto, c'è posto per tutti. C'è posto per coloro che aprono il cuore al Signore, indipendentemente di quella che può essere la tua vita. Vi racconto la testimonianza di un uomo che io ho avuto l'onore di conoscere e che lui visse per 20 anni, come alcuni di voi stanno vivendo oggi. Per 20 anni visse nella droga, nell'alcol, dormiva sotto i ponti, nelle macchine abbandonate. La famiglia lo lasciò, lo abbandonò. Lui prima aveva un buon lavoro, era maestro di scuola guida, per cui aveva anche un buon lavoro, prendeva anche tanti soldi. Però questi soldi col gioco, la droga, sperperò ogni cosa e cominciò a vivere per 20 anni nel laccio del peccato. Perché non è la droga il peccato, non è il gioco il peccato. Non è rubare il peccato è non riconoscere Cristo nella propria vita, questo è il peccato, che poi tutte le altre sono delle conseguenze a questo modo di vivere. Io non riconosco Cristo, non mi interessa della parola di Dio, quello che mi piace faccio. E lui cominciò così, ma questo lo portò a vivere per 20 anni in un grave disagio. E sto parlando ad amici e fratelli che vivete questo disagio, per cui sapete cosa vuol dire, no? Sapete cosa vuol dire vivere senza una casa? Sapete cosa vuol dire vivere senza la speranza, chissà se oggi riesco a realizzare il pranzo? Vivere senza quella speranza, chissà se vedrò mia figlia, lui aveva una figlia. Chissà se prima di morire vedrò mia figlia, mi verrà a cercare. Non l'è andata mai a cercare. Però un giorno qualcuno come questi servi, qualcuno come i nostri fratelli che avete visto in questo video, lo andò a cercare e gli parlò di Gesù. Gli parlò di Gesù. Lui mi diceva: Emanuele, io mi dovevo fare diverse volte al giorno, dovevo bucare. Puzzavo perché non mi lavavo più. Le persone mi stavano lontane perché l'odore che emanava era brutto. Però ci fu una persona che mi venne a parlare dell'amore di Dio. Mi venne a parlare di Gesù.
Non si interessò se io vivevo in una macchina che facevo cattivo odore. Non si interessò se io ero un tossico, non si interessò della mia vita, quella... mi parlò dell'amore di Dio. Quel giorno la mia vita cambiò. Quel giorno la vita di quel ladrone sulla croce cambiò. Il mondo lo aveva già condannato a morte. Tu non sei degno di vivere su questa terra, tu morirai. Il mondo, la società potrà anche condannare, ci può anche condannare, perché no? La società fa finta di non vederci, perché no? Molte volte all'inizio di quest'opera si chiamava il popolo invisibile, perché queste persone come voi, fratelli, le persone vi passano a fianco e fanno finta di non vedervi. Anche se state male, che state morendo, le persone passano a fianco e fanno finta di non vedervi. Ma che bello che c'è qualcuno che invece vi stima, e questo è il Signore Gesù. Questo è Cristo Gesù il Signore, che spinge i suoi servi. E qua dice: adesso tu devi andare, devi tornare di nuovo lì, nei luoghi dove nessuno pensa di andare, in quei luoghi dove le persone hanno paura di andare, in quei luoghi dove David Wilkerson ebbe paura un giorno di andare a trovare Nick Cruz, perché era in un vicolo buio. Questo ci ammazza se io vado, però anche se mi ammazza, Dio mi spinge ad andare. E lui andò, e quando Nick Cruz aprì la porta, lo fece entrare dentro, dice: bene, bravo, va, vieni dentro, questa è la tua fine, io adesso ti uccido. Sapete cosa disse Wilkerson? Tu puoi anche uccidermi, puoi farmi anche a 1000 pezzettini, ma ricordati, ogni pezzettino della mia carne ti dirà: Gesù ti ama. Lo sapete che questa parola Gesù ti ama colpì così tanto Nick Cruz che cominciò a ragionare in un modo diverso, e che poi in quella grande assemblea, quando ci fu, per chi conosce questa storia, ci fu la conversione di Nick Cruz. Allora grazie a Dio, perché Dio spinge degli operai ad andare dove non tutti vogliono andare, dove pochi vogliono andare. Abbiamo visto, no, il disagio, ma c'è qualcuno che si piega, qualcuno che, guardate l'invito a queste nozze. Oggi c'è questo culto, ci siamo tutti, che bello vedere, c'è il popolo del Signore, ci sono quelli che vivono dietro le siepi, quelli che vivono all'oscuro di tutti gli altri, siamo tutti qua, è come se noi stiamo realizzando questa parabola che Gesù sta facendo, questa similitudine che Gesù sta facendo. È vero, dopo andremo a mangiare, dopo ci fermeremo qua a mangiare, ma il nostro invito, credetemi amici, non è perché oggi mangerete, non so cosa hanno preparato le sorelle, qualcosa di buono sicuro. No, no, il nostro invito è che possiate partecipare alla mensa di Cristo, che possiate partecipare alla salvezza di Cristo. Il nostro invito è proprio questo, non è quello di darvi oggi un pranzo. Questa sera avrete di nuovo fame, domani lotterete di nuovo per cercare come realizzare il pranzo. Partecipare alla mensa di Cristo vuol dire risolvere il più grande dei vostri problemi. Quell'uomo che vi dicevo prima, 20 anni di eroina, di cocaina, di alcol, di gioco, di abuso, di quanto più uno ce ne aveva, quando incontrò Gesù, sapete Gesù come cambiò la sua vita? La sua testimonianza ancora oggi qualcuno può leggerla in internet. Da barbone a principe, la sua vita cambiò totalmente. Si dedicò proprio agli emarginati. Si dedicò proprio a quelle persone che non avevano più speranza. Visse tutti gli anni che gli restarono da vivere dedicandosi per il prossimo. E una volta una cosa mi colpì profondamente. Eravamo a Bergamo, c'era un'evangelizzazione sempre per raggiungere voi amici. Ero io e lui, e a un certo punto lui vede un ragazzo che si lega il laccio e si sta iniettando la droga con la siringa nelle vene. E lui mi disse: Emanuele, aspettami, vado da quel ragazzo. Ho detto: Claudio, no, tu stai qua,
io lo so cosa vuol dire, io l'ho vissuto. È andato da quel ragazzo, ha pregato con quel ragazzo. Quel giorno fu molto bello. E vedere, e io lo guardavo e dicevo, guarda un po', lui era uno di loro. Guarda un po' come è cambiata la storia. Con Gesù la storia cambia. Con Gesù la vita cambia. La storia cambia. Non so come il Signore può fare, ma la storia cambia. Tutte quelle persone che erano disagiate, quelle persone arrabbiate, quelle persone che ce l'avevano con tutti, quando andarono a trovare Davide, si unirono a Davide, l'esercito di Davide era un esercito di persone disperate. Ma era l'esercito del Signore. Dio aveva cambiato la storia di quelle persone, che poi faranno parte del più grande esercito di quei tempi. Il re Davide, guardate, sono passati Giulio Cesare, sono passati Carlo Magno, sono Alessandro Magno, sono passati Ciro, sono passati tanti, tanti personaggi della storia, ma questi imperi sono passati e non ci sono più. La stella di Davide esiste da circa 3.000 anni a questa parte. Gli imperi sono passati. Ma chi ha accettato Cristo nella sua vita sarà ricordato sempre, e la stella di Davide, Israele, ancora esiste, ancora c'è. E quell'esercito di disperati diventò il più grande esercito di quei tempi, fu un esercito di conquistatori, e che il Signore possa fare di ognuno di voi veramente un personaggio, possa fare di ognuno di voi uno strumento nelle mani di Dio per aiutare altre persone disagiate. È vero, il governo potrebbe fare molto per questo, è vero, è proprio vero questo, però il governo non fa niente. Sapete perché? Perché voi siete emarginati, perché voi per loro come se non contate, però per il Signore voi siete le sue creature, è come se contate. L'ultimo scritto c'era scritto: tu sei prezioso agli occhi miei ed io ti amo. Pensa un po', tua madre e tuo padre ti possono anche abbandonare, tua moglie e i tuoi figli si possono anche dimenticare di te, ma l'amore di Dio non si allontanerà mai da te se tu apri il tuo cuore al Signore. Allora io credo, fratelli, che siamo veramente negli ultimi tempi, perché negli ultimi decenni l'evangelizzazione si è spostata in un modo meraviglioso a raggiungere proprio quel popolo che viveva all'ombra, o quei popoli che vivevano all'ombra e che non erano graditi dalla società. Io ho avuto modo di conoscere nella mia vita uno dei promotori del popolo zigano. Fino agli anni 30, gli anni 20, il popolo zigano era un popolo a parte, e quando, mi ricordo da bambino, quando arrivavano questi zigani, si diceva nella lingua siciliana: chiuditi i porti, i picatari hanno arrivato, chiudete le porte, gli zingari sono arrivati. Per cui erano un popolo scartato. Io ho avuto modo di conoscere il pastore Buso insieme a Jacob, tutti e due oggi col Signore, che sono stati i promotori nell'evangelizzazione di queste persone che erano separate dal resto del mondo. Nessuno li voleva accettare. E oggi c'è un grande movimento in mezzo al popolo zigano. Ma oltre a questo c'è un altro popolo che è separato dal resto della società, e sono gli invisibili. Qualcuno ne ha fatto anche un programma televisivo, no? Gli invisibili, che andava a fare con la televisione, andava a riprendere gli invisibili come vivevano, ma poi l'indomani si scordava di quello che aveva visto. È vero, lo promuoveva in televisione, ma lui stesso si scordava di quello che aveva visto e rimanevano sempre invisibili. Ma il Signore ha scelto dei servi, ha scelto dei servi per dire: voi dovete andare lì,
È vero, date qualche panino, date una bevanda calda o fresca, dipende la stagione, ma è altrettanto vero che date l'amore di Dio. E l'amore di Dio, sapete come si manifesta? Io mi è rimasto veramente impresso nel vedere gli abbracci che fra di voi ci sono. Voi fratelli che andate in questi luoghi, abbracciate queste persone come se fossero i vostri parenti più intimi. Vi immedesimate in queste necessità. Mi ricordo un'altra volta a Bergamo, c'era un'altra evangelizzazione, quel periodo si facevano insieme ad altre chiese, e c'era un ragazzo che mi ha fatto una tenerezza, che era lì con gli occhi sgranati, non sapeva cosa fare, era tutto bagnato, si era fatto addosso, faceva un odore cattivissimo. Sono andato io e anche il fratello Michele Romeo, l'abbiamo stretto forte forte, sicuramente mi ha impregnato anche i pantaloni perché era bagnato, si era fatto addosso. Ma questo ha sprigionato in questo ragazzo un pianto liberatorio, come dire: qualcuno mi vuole bene. Ecco, noi vi vogliamo bene, noi vi amiamo, ma oltre a noi c'è qualcun altro che vi ama ancora più di noi, ed è Cristo Gesù. Perché chi spinge questi nostri fratelli a venire il sabato a lasciare le proprie case, le sorelle? Ma chi spinge questi nostri cari se non fosse l'amore di Dio? Chi spinge ad arrischiare, ad andare in quei luoghi dove non tutti vogliono andare? In quei luoghi dove molte volte succedono delle risse, molte volte c'è un po' di birra in più addosso, molte volte, e puoi trovarti in situazioni non proprio piacevoli. Ma chi ti spinge, ma chi te lo fa fare? L'amore di Dio, fratelli. Sapete il nostro vivo desiderio qual è? Che voi apriate il cuore a Gesù. Non tanto perché vi viene dato un panino o vi viene dato del vestiario o perché oggi pranziamo insieme. No, no, è qualcosa che vale molto di più. Qualche tempo fa nel carcere di Opera abbiamo fatto i battesimi e sono venuti diversi di questa chiesa. È stato un giorno memorabile. Veramente anche i carcerati non l'hanno più dimenticato quel giorno, ma neanche noi, perché ci hanno dato una grande sala, più grande di questa. C'era tanto freddo, il freddo era tantissimo, però c'erano lì detenuti, ergastolani, alcuni senza fine pena mai, c'erano degli omicidi, c'erano persone delinquenti, c'erano i secondini, c'eravamo noi come chiesa, ma sembravamo tutti un popolo del Signore. Questi carcerati, la maggior parte di loro aveva accettato Gesù nel cuore, eravamo fratelli, hanno preparato le pizze, ci portavano, ci hanno portato, ci hanno servito loro le pizze, noi abbiamo contribuito con quello che potevamo. È stato un giorno straordinario, sembrava essere una pizzeria con tutta la chiesa, sembravamo un corpo unico. Che bello che col Signore non c'è più, lo sai, Gesù non guarda quello che tu sei, guarda quello che tu puoi diventare. Gesù non ha guardato quello che io ero, ma ha guardato quello che io oggi sono, per la grazia del Signore. Gesù non guarda quello che noi abbiamo fatto, le sofferenze che diceva la sorella Maria, a trovarsi a 30 anni vedova con 5 figli, ha attraversato mille difficoltà, ha cercato in qualche modo di tenere la famiglia unita, ha cercato in mille modi di fare mille lavori, ha fatto di tutto. Le difficoltà erano tante, però la vita cambia, sapete quando? Non quando lei ha tentato due volte il suicidio, ma quando qualcuno gli ha parlato di Gesù. La sua vita è cambiata, la mia vita è cambiata, la vita di Rocco e sua moglie è cambiata, la vita di ognuno di noi è cambiata. Quando abbiamo accettato Gesù, Gesù non guarda ciò che noi eravamo. Io so che magari tu avevi delle prospettive, magari tu hai perso tutto. Io ho conosciuto Daniel,
ad altri magari non vi conosco a tutti, magari avete delle prospettive belle nella vostra vita, però qualcosa è andato storto, qualcosa è andato storto e vi trovate adesso a vivere questa vita. Ma in questa vita c'è una speranza, in questa vita ti puoi aggregare al vero Davide, in questa vita puoi dire: io voglio correre al vero Davide, voglio unirmi all'esercito di Davide, il Davide spirituale, Cristo Gesù il Signore. Io voglio andare a Cristo Gesù, non mi interessa ciò che ho passato o sto attraversando, non mi interessa se i miei genitori o la mia famiglia mi ha abbandonato o non mi cerca più neanche, non mi interessa se sto vivendo in una certa maniera, mi interessa cercare Cristo nella mia vita, mi interessa fare un incontro personale con il Signore. E qua Gesù conclude questa parabola dicendo: guardate tutti quelli che io avevo invitato, quelli che pensavo che erano persone brave, persone, perché ci sono quelli che pensano di essere perfetti, nessuno di loro gusterà la mia cena nel giorno mio, nessuno di loro. Per cui queste persone che voi costringerete ad entrare saranno questi i miei amici, sarà questo il mio popolo, sarà questa la mia famiglia. E la preghiera di ognuno di noi sapete qual è? Che voi oggi non abbiate solamente incontrato delle persone che gli altri ci riconoscono come evangelici, non ha importanza essere evangelici o non essere evangelici, noi siamo cristiani salvati per grazia. E la cosa bella di ognuno di noi è che voi potete aprire il vostro cuore a Gesù. Io non so come il Signore potrà fare nella vostra vita, io so quello che ha fatto il Signore nella mia vita. Io so come il Signore cambiò la vita di Claudio, io so come il Signore ha cambiato la vita di Nick Cruz, io so come il Signore cambiò la vita di una donna che ho conosciuto, una nostra sorella qualche tempo fa, Rosaria, anche lei dopo 20 anni di eroina, è bastata una preghiera, ha incontrato Gesù. E anche questo, credetemi, quando lo abbiamo sentito, sono rimasto disarmante, perché l'amore di Dio è grande. La sera fa questa preghiera, la mattina che lei si svegliava tutte le mattine perché aveva bisogno subito di una dose di iniettarsi, la mattina successiva non ha più sentito il bisogno della droga. Oggi il marito è un pastore, lei è qua al nord Italia, c'ha 2 figli, sposati. La vita cambiò. Cioè, io non lo so come Dio può cambiare la tua vita, ma so che il Signore è capace a farlo. Non so quale strada il Signore ti può far prendere, ma la strada per eccellenza che devi prendere è quella di Gesù, perché Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Con Gesù troverai la vita, troverai il coraggio di vivere anche in questo modo, anche in questa terra, anche in questo modo magari disagiato. E che ne sai che il Signore ti possa fare diventare l'apostolo di questo popolo disagiato, fra virgolette, che è diventato il più grande esercito di Dio? Che ne puoi sapere tu? Ci sono fratelli ergastolani che hanno accettato Cristo nella loro vita e che oggi sono gli evangelisti dentro i carceri. Che ne puoi sapere quello che il Signore può fare? Io posso dirti quello che il Signore ha fatto nelle persone che ho conosciuto. Ho conosciuto un altro detenuto a Opera e sono stato partecipe al suo battesimo, lui di origine rumena, un giovane palestrato, sembrava Ercole, doveva fare 10 anni di carcere, è uscito qualche anno prima. Da quando si battezzò le cose cambiarono per lui, e quando lui uscì dal carcere e andò in Romania, in Romania l'attenderà un'altra brutta sorpresa. Lui in Romania aveva una moglie, aveva macchine, aveva case. Quando arrivò in Romania non trovò né moglie, né soldi, né case, né macchine. La moglie era scappata con un altro, lo ha lasciato povero in canna. E lui, per la vita che viveva, quando ci siamo incontrati in Romania, mi disse: Emanuele, io ringrazio Dio che mi sono battezzato e ho conosciuto Gesù nella mia vita.
perché se non c'era Gesù nella mia vita, io andavo a cercare mia moglie, andavo a cercare quel mio amico, li avrei uccisi perché mi hanno rovinato. Però oggi questo fratello, sapete chi è? Oggi è un pastore. Dio gli ha dato una casa più grande di quella che aveva. C'ha una villa enorme. E in quella casa, il salone che è grandissimo, quella sera quando abbiamo pregato, fino a mezzanotte il Signore mi fece parlare e dire: questa casa sarà una casa chiesa, qui nascerà una chiesa. Oggi, fratelli, lì c'è una chiesa e sono più di 70 persone. E la settimana scorsa mi mandò il video con stavano facendo i battesimi al fiume, tantissime persone si stanno unendo a quest'opera. Questo ragazzo era in carcere, privo della libertà, privo di ogni cosa. E poi scoprirà che anche la moglie l'ha abbandonato, che gli ha rubato tutti i soldi. Però che bello sapere che Dio sa quello che deve fare. Quello che tu devi fare è una sola cosa, è quello che fece Mica. Accettò Gesù nel suo cuore. E quel giorno dei battesimi lì nel carcere, grazie a Dio per l'opportunità che il Signore dà a mio fratello Salvatore, un altro mio fratello. Ringrazio il Signore, mio fratello in questo momento è nel carcere di Opera a predicare l'Evangelo insieme al fratello Grasso. C'è un'opera straordinaria, anche lì persone, carcere a vita, fino appena mai li vedi che adesso lodano Dio. Chiamano quelli, ci sono, l'altra volta uno di loro mi disse: fratello Emanuele, ho dovuto incoraggiare uno che deve fare 3 anni, che piangeva disperato, cioè come va? Ho detto: figlio mio, io 20 anni che sono qua e la mia vita sarà sempre qua, cosa dovrei fare? Con Gesù cambia le situazioni. L'invito mio è, ma l'invito della Chiesa è, ma principalmente l'invito del vero Davide è: partecipate alle nozze dell'agnello. Lo sapete che ci saranno, Dio sta preparando le nozze, quando si preparano le nozze c'è tanto lavoro da fare. Dio sta preparando le nozze di suo figlio con la sua sposa che è la Chiesa. E Dio sta dicendoti, in un modo personale, vorrei che tu partecipassi alle nozze di mio figlio. Vorrei che tu partecipassi a questo pranzo squisito, dove ti siederai e vicino a te ci sarà Davide, ci sarà Abramo, ci sarà Giacobbe, ci saranno tutti i personaggi che troviamo scritti nella Bibbia. Ci saremo noi, ci saremo noi, ci sarà Rocco, insomma, ci saremo noi. E il nostro desiderio è che ci sarete anche voi. Un canto dice: dimmi se sarai lì quel giorno, dimmi se sarai lì quel giorno. Vogliamo alzarci in piedi, non voglio stancarvi, però desidero veramente che comprendiate quello che è stato cantato, quello che avete visto, l'invito che vi è stato fatto, quello che il Signore, la parola di Dio, sta dicendo questa mattina sia alla Chiesa, quale servo di andare nelle crocevie, dietro le siepi, sotto i ponti, nelle stazioni, lì dove nessuno vuole andare e che le persone che passano, passano veloci perché non vogliono vedere queste persone. E il Signore ha costretto e ha mandato la sua Chiesa, parte della sua Chiesa, a venirvi a trovare. Oggi per voi si apre un nuovo giorno. È come se Gesù oggi vi dà un libro nuovo e ti dice: comincia a scrivere la storia della tua vita da ora in avanti, perché Gesù ti guarderà da ora in avanti. Il mio vivo desiderio è che tu apri il tuo cuore a Gesù. Lo so, c'hai amarezza nel cuore per quello che ti è successo, qualcuno magari ti ha messo in questa condizione.
hai perso ogni cosa, qualcuno magari ha permesso che tu perdessi ogni cosa. Ma se questo è servito perché tu conoscessi Cristo Gesù, allora ringrazia anche quel qualcuno. Un nostro fratello oggi felicemente sposato, anche lui usciva dalla droga, mi disse una volta: Pastore Emanuele, io ringrazio Dio per la mia vita passata, perché se non fosse stata per la droga io non avrei conosciuto Gesù. È sbagliato la vita che ho fatto, ma nel mio errore Gesù mi è venuto a cercare. Anche lui oggi è felicemente sposato, vive la sua vita insieme a Gesù. Come fa il Signore non lo so, però una cosa so: non essere arrabbiato né con i tuoi parenti né con chi ti ha costretto a vivere in questo modo, ma ringrazia Dio, perché oggi Dio ti offre la salvezza. Oggi Dio ti sta invitando verso la salvezza. Ringrazia Dio per quello. Dopo questo culto cambierà, che cosa cambierà? Se apri il cuore a Cristo, cambierai tu verso le situazioni. E le situazioni che vivi non saranno più da padrone, perché il tuo vero padrone sarà Cristo Gesù. E poi lascia che sia Cristo a guidare la tua vita. Io vorrei concludere come normalmente noi facciamo nei culti, facendo un appello per quanti desiderano cambiare. Se tu desideri cambiare, se desideri che il Signore si carica del tuo peso, della rabbia che c'hai nel corpo, delle tue sofferenze, delle tue necessità, se desideri aprire il cuore a Gesù e scrivere una nuova storia con un nome nuovo in questo nuovo libro, allora io ti invito a venire qui davanti, perché insieme ai pastori vogliamo pregare per te. Gesù può fare la differenza nella tua vita. Fra un po' mangeremo, magari dirai: è stato un buon pranzo, però in questo momento c'è un pranzo più gustoso, che si chiama l'amore di Dio. Se desideri che preghiamo per la tua salvezza e che vuoi dare la tua vita nelle mani del Signore, questo è il momento che puoi fare. Mio fratello Lucio prima ha parlato di Giovanni, era disperato. Oggi è felice perché il Signore ha fatto qualcosa, un miracolo nella sua vita. La Bibbia dice: provate e vedete quanto Dio è buono. Se c'è ancora qualcuno che desidera che preghiamo, coraggio, non aver paura. Noi siamo i tuoi fratelli. Noi siamo i servi del Signore. Alleluia, Padre. Ancora un minuto e pregheremo. Magari dentro te stesso stai formulando pensieri, magari stai dicendo: come fa a cambiare la mia vita? Magari stai dicendo: io c'ho troppo rabbia nel mio cuore. Allora tu hai proprio bisogno di Gesù.
invito i pastori a venire avanti. E mentre preghiamo, se ancora qualcuno desidera una preghiera per la salvezza, non essere titubante e non vergognarti. Invito la Chiesa a pregare, vogliamo pregare il Signore. Signore d'amore, grazie Padre. Signore Gesù, grazie Padre. Signore Gesù, grazie Padre. Grazie del tuo amore, oh Padre. Signore, grazie di questa bella opportunità che tu ci hai donato, Signore. Grazie perché insieme a te noi stiamo bene, oh Padre. Grazie per tutti questi fratelli che sono venuti, oh Signore, qui a trovarci, oh Padre. Ma principalmente grazie perché hanno potuto fare un incontro con te, oh Signore. Ti prego di benedirli ad uno, Signore. Provvedi, Signore, per le loro vite, Signore. Ognuno di loro ha una storia diversa, Signore. Ma io conosco te, oh Padre, che sei colui che è capace a cambiare le storie, Signore. E scriverai per ognuno di loro che ha aperto il cuore a te una nuova storia, un nuovo principio. Solo tu sei in grado di dare un corpo nuovo, uno spirito nuovo, una mente nuova, un cuore nuovo, Signore. E ciò che era passato non conta più, oh Signore, ma vale quello che oggi si è in te, oh Padre. Signore, benedicili, oh Padre, così come ti chiedo di benedire tutto il gruppo delle voci della salvezza, Signore. Anche quelle che non sono presenti per varie necessità, chi è in vacanza, chi è al lavoro, Signore, stendi la tua mano sopra ognuno di loro, Padre. Grazie. E grazie perché per il lavoro che hanno svolto, che stanno svolgendo, Signore, noi oggi siamo quelli che ne raccogliamo i frutti, vediamo l'opera tua, Signore, e per questo ne sono gioioso, Padre. Grazie per mio fratello Lucio, Signore. Grazie per il suo impegno, Signore. Grazie perché come la sua vita sto vedendo trasformarla giorno dopo giorno, Signore. Grazie perché le dai franchezza, Signore. Questo per me è importante, oh Padre. Grazie, Signore, per ognuno di loro, per il servizio che ti rendono, Signore. Grazie per la Chiesa che prega, Signore, per quest'opera, oh Padre. Grazie, Signore, possiamo dirti solamente grazie, oh Padre. Adesso, Signore, veniamo al termine di questo culto, Signore. E, Signore, ti chiediamo di raggiungere Carlo, Padre. Fa che possa rimettersi quanto prima. Dio, tu sai che lui ha deciso di scendere nelle acque il 25 di questo mese, oddio. Ti preghiamo, sostienilo tuo, Signore. Signore, grazie, oh Padre. Raggiungi il resto dei tuoi figli, oh Signore. Raggiungi ancora per il resto della giornata, per i cibi che andremo a consumare. Chiedo la tua benedizione, Signore. Chiedo la tua unzione sopra il tuo popolo. Grazie per il pastore Cusumano, il nostro mezzo, Padre, benedici l'opera che gli hai affidato, Signore. Grazie al pastore Roger che lo hai riportato in mezzo a noi, oh Padre. Voglio tu benedirli, oh Signore, così come ti chiedo di benedire il resto della tua Chiesa. Ed ora l'amore di Dio nostro Padre, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, la guida idonea, la consolazione e la salvezza nello Spirito Santo siano con noi e con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen. 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 Non è finito niente ancora, perché adesso i più giovani prenderanno i tavoli di là, prepareremo i tavoli qua e ci prepariamo per cenare, per pranzare.